Colosso! Dai, eh. Buon pomeriggio. E benvenuti. Veterax! Il ventesimo. Sono più stagionato di un formaggio. Bisogna vedere se siano due formaggi e puzza. Che peraltro a me piacciono, eh. Ciao a tutti, ragazzi. Mi merito un pippa, anche due. Pippa! Ciao Tommy, Tullo, 27, Maguk, 15, subito Hype Train, così, così, proprio, bravo, mi sembra un ottimo incipit. Duga, Toon Gamer, Me Halfing, Spaddy, 34 come Shaquille O'Neal, ragazzi. Vi gasano queste live di Zelda, bravi, bravi, anche a me, 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 anche a me. Motivo per il quale c'ho un sacco di roba da fare per la PTC, ma non ci rinuncio. Mi alzo prima la mattina, ma la live pomeridiana di Zelda la voglio portare avanti.
Quindi dai, 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 perché mi garba. Ci siamo. Ma ha senso che il Prime scala oggi non mi dia la possibilità di rinnovare la benedica di disponibilità da te? Non te lo so, Pivettone, non te lo so dire. Ci state magari refreshando. È un problema ricorrente che col refresh mi sembra sia stato un po' sistemicchiato. Vedi un po'. Grazie per lo sbattimento, comunque, insomma, per volerci comunque supportare. Ciao Gengar, buon pomeriggio. Federico Heichu, salute. Ormai è tradizione. Insectix, benvenuto. Ciao a tutti, ragazzi. Partiamo subito. Ciao The Dreamless. Siamo subito, non voglio perdere tempo perché ieri mi sono fermato, ci siamo fermati, che dovevamo fare una cosa, non mi ricordo cosa, ma sono sicuro che appena apriremo la schermata sarà nuovamente Harry Maguire. Sarà nuovamente Harry Maguire. Sì, bisognava andare all'altra torre. Già, ecco, sì, giusto, ora ricordo. Dovevamo prendere anche questa torre in modo da poter sbloccare anche questa parte di mappa. Io non so se ho caldo o meno. Ciao Edo, 36, 3 anni insieme. Buongiorno, Fardo. Saluto veloce dal meeting Mediti Nazionali per i 3 anni di abbonamento. Ciao colleghi. Grazie mille, veramente, Edo. Grazie mille, sei un tesoro. Sembra di guardare Dragon Ball. Sono 10 episodi e siamo quasi al colosso. È vero, Nick. È impossibile, Mezza. No, Mezza, io credimi, sto avendo delle giornate. Te non hai idea stamani la roba che ho fatto. È venuto qui peraltro Mara. Abbiamo lavorato tutta la mattina insieme alla PTC. Ho fatto una riunione con uno sponsor per il Team Acqua. Insomma, raga. Però, dai. Va bene. Allora, io devo probabilmente per arrivare là. Intanto poi ci sono queste casse che noi potremmo anche sollevare, giusto? Ho sbagliato. Ma il calamitro mi serve. Ma se tipo questa la sollevo, no? Esatto. E la uso per... Scusami. Oh, va bene. Pivetta, risolto. Oh, bravo. Non mi dà ancora la notifica, ma insomma, mi fido, vedo il coso. Quindi se lo condividi, si va anche a livello 2 del live stream, pensate. Allora. Ciao, Asgia. Tutto bene. Voi, ragazzi, che mi raccontate? Oh, stasera poi... Minchia, quanta roba c'è. Cazzo, è una miniera d'oro sto lago. Stasera battle spot di qualità, eh. Stasera battle spot di qualità perché, insomma, manca... Manca poco alla prima posizione, ci proviamo, eh. La PTC, raga, come potete vedere, è sempre più vicina. E questo è un'ansia, peraltro. Non spariscono, vero? Quindi le posso prendere tutte... Pivettone, ce l'ha fatta! Grazie mille del secondo e del livello... E del livello 2. Ciao Lollo, ciao Pietro. Sì, non ci si fa arrivare al colosso. Di sicuro. Impossibile arrivare al colosso. Su. Perché non si è rotta? Poi si raccatta tutto dopo.
Facciamo un altro anche di qua. Ah, oh, questi non si rompano, mi sa. Quella sì, però. Va bene. Tanto andiamo a raccattare questo. Ciao Vale, ciao a tutti. Noce di palma cotta. Vabbè. Tutto fa, ragazzi. Bene. Ah, si muore proprio. Cioè, non è che c'ha il... Sembrava ci fosse tipo un attimino per poter... Oh. Mettiamo le vicine, allora. Forse è meglio. Ma al galpio, un po' è un po', come ci porta al cuore. Cosa è successo? Ci fa, no? Ci dovrebbe fare. Ci dovrebbe fare. Ciao, vigilante! Blue's Kingdom. Sì, ieri il piccione l'abbiamo fatto. Sì, sì, no, assolutamente. Si fa un po' e un po'. Vediamo un po' dove ci porta il cuore, ragazzi. Mamma mia, io non so se quel countdown della PTC mi inorgoglisce o mi mette ansia. Un po' tutte e due. Una bella ansia per la prima puntata c'è, ragazzi. Buono, e con questa torre abbiamo tutto per sbloccare anche questa parte di mappa. Siamo prima del primo colosso, Night Legend. Ora dobbiamo andare alla valle del non mi ricordo dove per cercare di salvare i commilitoni della milizia. E poi tornare da Rija. Insomma, dobbiamo recuperare l'elmo. Parte molto interessante, sempre. Insomma, non male. Buono, sì. Abbiamo sbloccato una bella. Ciao Lorenzo, durante la prima puntata, sì sì. E cazzo, voglia che mega mappona che ci siamo. Che mega mappona. Il colosso Sauron a Boris. Ma noi prima bisogna andare. Primo colosso si va da Sauron a Boris. Come si chiamava, ragazzi, dove bisogna andare? Valle Calcita. Mettiamoci la puntina verde. E puntina verde, puntina verde. Da qui, tecnicamente,
abbastanza vicini. Tipico del pardo complicarsi la vita. Assolutamente sì. Ciao Alessandro. Bene, 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 bene. Ci stiamo prendendo il nostro Zelda con calma, ma insomma, allo stesso tempo con gusto. Con molto gusto. Un titolo del genere non può essere lasciato, ragazzi. Ok, qui siamo alla meravigliosa torre. Tanto ci ha fatto innamorare. Io direi di mangiarci qualcosina. Tipo, io c'ho le portiglie. Dove sono? Che fanno cacare, ma almeno ce le leviamo dalle palle. Azur, grazie dell'undicesimo. Grazie a te, Azur. Che bello, grazie, che bello, grazie. Però, veramente, grazie a te. Pasto completo, ragazzi. Che bellezza, guardate che bellezza. Questo è abbastanza un gioco della vita, sì, sono d'accordo con voi. Faccio fatica a non darvi ragione. So, ragazzi, che non è una cosa molto family friendly, ma... è cibo. Che roba è? Ah, ecco, no, sono cespuglietti, sembrava più... Ciao JZ! Allora, Sharpedo, partiamo da una Boris. Avevo ammazzato uno. Ah no, sempre vivo. Oi. Non avevo arma. Ah, le frecce le ricompro, ragazzi. C'è qua.
Allora, la valle è questa qui. Ciao, Last. Grazie, Last. Speriamo che tu abbia ragione. Allora, noi dobbiamo venire qua, no? Puzza di qui, no? Bisognava trovare... No, non ho desistito dal colosso. Devo venire qui per fare, se no... Devo venire alla Valle Calcita. Ciao, Enrico! Bisognava trovare quel disgraziato. Io però non vedo nessuno. Eppure sono nella Valle Calcita. Enricone! Grazie, amico mio. Se ti becco in live, vengo a ricambiare. Ciao, sono... Noi ragazzi, si prosegue. Oh, qualcosa succederà. Parte cascare il Rotolatium Z. Uso da bada. Grazie. Mi sto infognando like no tomorrow, sì. Se volete recuperare le vecchie puntate di Zelda, raga, le trovate sul canale dei ricaricamenti, eh. Ciao di Maxus. Ma io spero. Con tre puntate si dice, però. Allora, quest'area è sicuramente molto misteriosa ed intrigante. Ora bisogna un po' capire... Io proseguo. Non so neanche se sono...
Archo a doppio tiro. Questo è nuovo. Ecco, perfetto. Come sprecare due frecce in un colpo solo. Ok. C'è già valso un buon arco. Ciao Ninni, buongiorno a te. Lo proviamo subito. Non l'ho preso. Tre sono gli archi doppi. Forse siamo sulla strada giusta. Siamo arrivati. Dottore. Dottore, ciao, eh. Ciao, dottore. Ciao, Doc, anche a te. Come stai? Io bene, eh. Tu? Oh no, non c'è male. Grazie. Tutto bene. Potrebbe andare meglio. Non ci sono più le mezze stagioni di una volta, ma comunque. No, no, ok. Tutto perfetto. Perfetto. Signore. Se qualcuno si è beccato un abbonamento da questo signore, facoltoso, mi raccomando, punto esclamativo, Telegram, punto esclamativo, Discord. Entrate dentro il gruppo Telegram di Discord. Questo mese il dottore non vi ha fatto un regalo, ve ne ha fatti tre, perché poi vedrete con questo abbonamento cosa ci potrete fare con la PTC. Vedrete. Comunque, grazie mille, Doc. Cos'è questo? Una torcia, ma noi non ci serve. Questo? Un altro arco doppio tiro. Ce n'è pochi di archi doppio tiro adesso. Abbiamo il 16° arco doppio tiro. Salvatina, mi fido. Ciao, già Stemax! Ah, ma quindi è già passato un anno. Eh sì. Grazie a te, Emax. Grazie a tutti. Raga, io...
Fatemi studiare un po'. Cosa c'è? Un enigma? Un qualcosa da... Non so se prenderlo il falcetto, mi sa di sì. Allora, se ci sono le torce, probabilmente bisognerà fare qualcosa alle torce, ma... Allora, il numero dei segni è il solito. 4. Questi sono tutti uguali. Allora, il fatto che mi abbiano messo una torcia lì, secondo me esige che... Ecco. Ragazzi, momento piromania, si dà fuoco a tutto. I barili impigliano fuoco, ah, ecco. Lui che dicevo, ma... Money. Abbiamo un passaggio. Li ho bruciati tutti, vero? Bruciati tutti? O no? Ti do
Ascolto, Velios. No, che cazzo è? Ciao artist. Eh no, ne manca uno, infatti. Covo degli Iga. Grazie, artist. Allora. Adesso non puoi salvare. Barta, che ci stai facendo qui? Questo è il covo dei banditi che hanno rubato l'elmo del tuono. Se ti scoprono, chiameranno rinforzi e ti ridurranno i granelli di sabbia. Se ci fosse un modo per distrarli, non fanno altro che pattugliare la zona e mangiare banane. Sembra non avere alcun punto debole da sfruttare. Comunque, è troppo pericoloso restare qui. Vattene via finché sei in tempo. Cerca di risolvere la questione da sola. Le banane sono... Mi è sembrato qualcuno. Tan 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 tan. Ragazzi, siete tutti a dire: ma tu vuoi fare il covo di 5 cuori? Serio, bla bla. Ma io sono una sega. Io. Questa mi sa che sarà una steltata.
Le devo mettere in un punto, forse qui, tipo. O battere il... Il baule, ragazzi, rimane lì. Ora non è il momento del baule. Bisogna un po' studiare la situazione. Una guardia ferma, una guardia che gira. Io, ragazzi, ho giocato una vita a Metal Gear, ve lo dico. Solo ero di quelli che strangolava e mitragliava tutti, quindi... sono di difficoltà lo stesso. Devo capire dove andare. Qui infatti mi sa che, raga, noi dobbiamo arrampicarci in alto. Tutta la vita. È sembrato qualcuno. Io la farei anche la maratona di Metal Gear, ma poi non me la guarda nessuno. E allora me lo gioco da me. È buggato. Ah, non mi sale di qui. Fanculo. Pensavo mi salisse di lì. Mi sa che ora ci sgamano. Se fa giro ci sgamano. Perché la telecamera qui è una merda. Non mi... che cazzo è andato? Difficoltà è la telecamera. Non si tu muova il collo, pardo, tanto non vedi.
Io non so dove devo andare. Presumo su quella scala. Quindi lui... Lo dobbiamo sorprendere al giro dopo con delle banane. Dove cazzo devo andare, ragazzi? Prio può ragione, ma... Mi sa che devo venire qui sotto. Non riesco a capire dove devo andare. Ah, lì devo andare, ok. Giusto. Troppo facile che a lui tiri una banana, vero? Ho però un'idea. Cioè, se io tiro una banana... Cioè, se io di qui tiro e lancio una banana... No, io non sono entrato da qui. Oh sì, oddio. Mi fate venire il dubbio. No, io sono venuto da qui, qua giù. E quindi presumo che devo andare là, dove c'è lui. La mia idea sarebbe provare a scendere qui, senza fare macello. Thank you.
Ci viene lui. Se io gliela tiro davanti, grazie al cazzo, ma... Poi se salto dietro faccio rumore e mi vede. Sono sgamato. Cioè, la mia idea era qui. Vediamo se la vede qui. Paravelina. Calma. L'elmo, 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 l'elmo. Banana. Io un arco normale lo terrei, ragazzi. Oh! La miniera d'oro con questo covo, eh. Bellissimo. Sì, Nemicro, sono d'accordo. Chi sei? Come osi disturbare il mio riposo? Che cosa porta la cintura? Non so mica la tavoletta Sheikah. Ma se la tavoletta Sheikah, allora... Sei Link, ti stavo dando la caccia. Ma guarda che fortuna, il tipo a cui sto dando la caccia finisce per caso proprio qui, nel mio nascondiglio. Che maniere. Sono neppure presentato. Io sono il capo della banda degli Iga. Il più forte, il più massiccio. Infatti vedo un po' più pieno. L'unico inimitabile. Koga. Quindi in guardia. Musica fantastica.
Ah, vai, lo sto picchiando con una torcia. Fase 2. Due Thor. Non lo so se forse è il metodo giusto, però. Ah, ho capito. Ho capito. Chiaro. Lucas! Grazie, Lucas Sawyer. Grazie mille del regalino. Molto facile, dai. Però abbiamo fatto perfetto. E va tutto questo, il colosso te lo mangi facile. Certo, mezzo. Che pezzo di merda. Harry Maguire! Bisogna supportare Zelda dopo tutto. Assolutamente sì, ragazzi. Grazie mille. Nick no Nico! Che in realtà è Nico. 22 gennaio. È il 3 febbraio, Nico. Però va bene uguale, eh? Grazie. Lo proprio per faccia sul serio, eh? Allora la mia tecnica segreta è stata mandata alla generazione. Preparati alla fine. Madonna. Troppo grande, non ti vedo più, non importa. Tanto per te ormai è giunta la fine. Questa tecnica segreta può essere usata solamente dal grande capo. Vabbè, ci stava un po' di cringe. Codardo me la pagherai. Giovani, al resto pensateci voi.
come giovani. Dark Arrow, che bello rinnovare con Zelda, grazie mille ragazzi. E fra pochi giorni Hogwarts Legacy e PTC. Elmo del Tuono, il tesoro del sacro delle Gerudo. Ok. Si dice che abbia il potere di resistere ai fulmini di Naboris. Di questo bisogna... Mo, Anna... Vedi se tipo scendo qui? Muoio? Mi sa proprio di sì. Bene. Che night teletrasport? Vai nel buco, to. Io non ci voglio nel buco. Shaggy, come si fa? La mia vita. Ciao Lemon. C'è la stanza segreta. No ragazzi, io la stanza segreta non ci vado. Non c'è nessuna stanza segreta. E non abbiamo liberato Bartra. Peraltro. E cazzi sua, sì, rimane lì in prigione. Bartra lo liberavi entrando nel buco. Basta. Bartra rimane lì. Ce ne frega un cazzo. Ci abbiamo l'elmo. Fa culo. Non dire niente, non ce n'è bisogno. Sono la matriarca del Gerudo, dopo tutto. Riesco a percepire il potere del tesoro sacro su di te. Come puoi vedere, io sono ancora una ragazzina. La gente mi guarda con compassione e questa cosa mi fa soffrire molto. Ho provato con tutte le mie forze a farmi accettare e rispettare appieno quella loro guida. Sono sicura, cara Riju, che sconfiggere il colosso la farà accettare dalla popolazione. Ma dopo il furto del tesoro sacro avevo perso tutte le speranze. Adesso capisco perché il tuo arrivo mi è subito sembrato un segno da parte della grande Urbosa. Presto, non c'è tempo da perdere, dammi l'elmo. Tre. Come ti sembra? Ma se ci riesci a vedere, amica mia. Oh, comunque abbiamo fatto una super steltata, eh. Sono orgoglioso. Regigi gaga gaga gaga. Oh, oh. Flashback moments. Come dice Tommy. Ah, grazie per essere venuto subito. Che senso? Come un vero cavaliere non fai attendere la tua principessa. Come vedi, le ricerche di oggi devono averla stancata. Allora, che mi dici? Siete riusciti a fare amicizia? Lo so. Cerca di avere pazienza. Sai com'è? Si deprime ogni volta che vede quella spada sulle Bravo, tue spalle. Bravo, Clindom, una bella scusa. Dice di essere una principessina incapace. Ma non è certo colpa tua. Si è data da fare così tanto anche lei. Per risvegliare il potere del sigillo, fin da bambina passa ogni giorno a pregare. Sai quante volte si è presa la febbre bagnandosi con l'acqua fredda della fonte? Eppure il suo potere è ancora sopito. È proprio per questo motivo che ha cominciato a studiare quelle reliquie.
vuole soltanto aiutarvi. Mi raccomando, cerca di proteggerla. È compito tuo. Inizia a fare freddo. Meglio svegliarla adesso. Ah. Urbosa, ma che succede? E tu? Tu che ci fai qui? Fantastici questi flashback, raga. Stai sognando a occhi aperti? Piuttosto. Come mi sta? Ti dona molto. Da quando ci siamo messi in cerca del tesoro, il colosso sacro Vana Boris ha ampliato la zona dei suoi spostamenti. Ben presto potrebbe mettere in pericolo la nostra cittadella. Come matriarca e come Gerudo, devo trovare un modo per arrestarlo. Mi aiuterai? Ma certo. Anche se sto per affrontare la battaglia più difficile della mia vita, sapere che mi aiuterai mi fa sentire molto sicura di me stessa. Io vado in avanscoperta. Incontriamoci alla base di osservazione a sud-est della cittadella. Ragazzi, ci siamo davvero? Lì no, devo andare. Dov'è l'uscita di questo posto meraviglioso? Aspetta però. Sa va, vecchia. Il 60 me lo tengo. Ah no, cazzo, devo darla alla tipa. C'era una tipa che... C'era una tipa che faceva i gioielli. Vabbè, compriamo armi, va che è meglio. Io frecce di ghiaccio, ragazzi, le compro perché ne uso una quantità. Meno male che mi avete fatto comprare questo completo stealth, raga.
No! Che cazzo vai? Ho premuto per sbaglio. B invece volevo premere A. Non so se prenderlo l'arco cerudo. Figli per il culo. Sì. Prendo sì. Non voglio dormire. Dormire però ci ristora i cuori? Proviamo un po'. E se ci ristora i cuori? Ok, perfetto. Aveva parlato di vedetta? Cazzo sei? Oh. Beh, decisamente meglio l'arco cerudo. Diamo una salvatina, ragazzi. Che mi sa che forse è il momento del colosso davvero. Ci siamo. Cari amici. Useremo delle fuoche per accorciare le distanze. Io andrò avanti, tu cerca di mirare con le frecce bomba e colpisci i suoi piedi. Naboris drena l'energia che gli serve per deambulare dal terreno. Se miri ai piedi, secondo me riusciamo a fermarlo. Però, le saette che scaglia sono micidiali. Anche solo un colpo ti potrebbe essere fatale. Ora, con l'elmo del tuono io posso respingere le saette e proteggerti. Ma la portata di questo effetto è limitata a un'area circoscritta. Forse dovremmo stare tipo vicino a lei. Insomma, se ti allontani troppo da me non sarai protetto dai fulmini. Vedi di ricordartelo. Ah, un'altra cosa. Promettimi che se sei troppo ferito per continuare la battaglia, tornerai qui alla base di osservazione. Non mettere a repentaglio la tua vita, mi raccomando. Eccoti qualche freccia bomba. Questa è l'ultima volta che te lo chiedo. Sei pronto? Certo. Mantieni le distanze. Il mio nome è Riju, sono la legittima erede della famiglia reale Gerudo. E adesso userò il potere del tesoro sacro per placare il colosso sacro. Va Naboris. Antenati Gerudo, rispondete alla mia richiesta con il potere del tuono. Wow,
Ok. Non mi sa che dovremo tipo rimanere dentro questa bolla. Oh, grande Urbosa, ti prego, proteggimi e Link durante questa impresa. Cazzo. Ho l'impressione che non sarà propriamente facile. Porca vacca. Cazzo fai? Sì, ora il sacrario. Cazzo è Vanna Boris? Ultima gamba di merda. Ah, devo scattare, via. È il momento giusto. Sì, così. Ma l'è fatto? Vabbè, non mi dice nulla. Immagino che ora ci sia una roba. Purtroppo non posso fare niente per placare il colosso sacro Naboris. Da qui in avanti devo affidarmi a te. Thank you.
Vabbè. Facciamo finta di essere Uosualo. Siamo da uno scarab. Ripeto, due scarab. Link, non deludermi. Ok. Va bene. Oh merda. Ah, era così tanto tempo che desideravo no. vedere il tuo volto. È cattiva? Ero sicura che prima o poi saresti venuto da me. Immagino sia ora di strappare Naboris dalle grinfie di Ganon, eh? Dunque, per prima cosa ti servirà una mappa per orientarti qua dentro. Minchia. Puoi procurarti le informazioni sulla mappa tramite quella pietra guida laggiù. Come faccio a prenderlo? Bene. Siamo tolti il pensiero. Già cazzo, devo fare la stasis, non ci ho pensato. Ah, è vero, c'era la scelta. Ah, vabbè, sono un coglione. Ah, è vero, è vero, è vero. Qui si arrampia lui? Cazzo.
Eh sì, sono come quelle dei sacrari, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ah. Il vomitino lì. Che fava, Elkin, te dimmi che non hai mai provato a volare per raggiungere le cose. Io sto esplorando, no? Come ci posso riteletrasportare? Così magari ci ridà anche il chest. In Italia we call it la play del parto, assolutamente. Oh. Ho fatto la play del pardo per davvero, cazzo. Edkin? Pippa! Strada di Hoedkin, nucleo ancestrale. Bene, allora io come cazzo salgo, però forse di fuori di qua c'è una strada esterna che non ho visto. Impossibile attivare. Non me l'ha presa?
Cazzo, questo è bello. Che è sto schifo di Ganon, vedi? Fresh bomb. Ok, qui ha funzionato. Wow. In 3D così. Ma che capolavoro è? Ma perché non l'ho giocato questo? Ti sei procurato la mappa del Colosso Sacro. Ora guardala bene. I simboli luminosi sono i terminali che controllano il Colosso Sacro Vanaboris. Per riconquistare Naboris, devi attivare tutti i terminali. So che ce la puoi fare. Io volevo prendere questo coso, però. Io ora sono nel culo di Naboris. Quelli sono terminali? Scrigni, bauli. Allora, intanto quelle sono pareti sulle quali ci si può arrampicare. Giusto? Ciao Egido! Grazie mille, amico mio. Ho sbagliato.
queste non mi ci rampico. Ma queste qui intendo io. Forse sì. Lo so, eh. Apri la mappa. Ragazzi, eccomi qui. Oi, oi. Si muovevano anche prima? Ah. Non avevo capito. Ah, io voi pensavo che voi con ruota il colosso intendeste ruota il colosso la mappa, non che ruota il colosso. Ruota il colosso. Lì si è aperta roba. Però io come ci arrivo lì? Bellissimo però. È un immenso cubo di Rubik. Fantastico. Quindi se io vengo tipo qui dentro e ora gli dico di... Io devo andare... Quello è uno dei terminali, no? E se io sto dentro e faccio ruotare questo mentre sto dentro? Forse la gravità mi aiuta. Ok. Ho capito la logica. Ragazzi, questo è il più bel gioco a cui abbiamo mai giocato. Diciamo le cose come stanno. Cioè l'ho rimesso com'era, ho fatto fare un giro a 360 gradi. Grande Ben. Cavallo. Ragazzi, ora il problema è uno solo, uscire. Devo rimetterlo com'era, non ho capito questo.
Allora, così è come l'ho sbloccato. E niente, fanculo, lo giriamo così. Lo giriamo all'insù. Così l'abbiamo ruotato di 180 gradi. Col cazzo, sì. No, ok. Che palle. Ok. L'altro nucleo. Ce l'ho sopra. Aia. Cazzo ci arrivo. E poi quelle tre linee io le devo anche allineare, giusto ragazzi? Che se le allineo questi si muovono. Madonna. Voi pensate se ci avessero fatto un mondo distorto di giratina così? In teoria dovrei avere tipo un nucleo, dice lì davanti a sinistra. Ah, eccolo lì infatti. Io però se prendo il paravela non ci arrivo mica. Cos'è la donazione? Leggiamola. Ciao Tommy. Sì, mi sto decisamente pentendo di non averlo lasciato prima. Però, insomma, meglio tardi che mai. Quindi va bene così. Ecco. Allora, ora noi siamo nel centrale. La rotazione di 90 gradi ci accontenta. Arco da cavaliere.
era anche un altro. Sono proprio esattamente allo stesso lato. Ecco, accidenta a me. Che sbaglio rotazione. No! Ciao Cecchi. Grazie mille Cecchi. Quella è una testa di Ganon. Devo aprire la parabola, sì. Allora, calma. Io sono nel culo del coso. Sto studiando, ragazzi. Gli ho dato 180 gradi di giro. Un po' troppi. Va bene, comunque allora non ci incischiamo e non perdiamoci. Come funziona più o meno dovrei aver capito. Più o meno. I nuclei. Bellissimo comunque, ragazzi. Un autentico capolavoro. I nuclei. Questo è come era inizialmente. Mi puzzava che si allineasse con... un punto di muro. Io però sono una fava.
Ho capito perché mi dicevate, ah, non ce la fai in una puntata a fare il colosso, è vero? Pienamente ragione. Io speravo di passare di fuori. Povero illuso, eh? Vediamo se ci si fa. Sì, sì, manovro il colosso, ragazzi, non vi preoccupate, volevo prendere questo. Allora, nel segmento centrale c'è un nucleo. Ma non riesco a capire dov'è. Il nucleo non si muove, rimane su, quindi devo muovere o si muove. No, non si muove. Perché si sta muovendo questo? Perché ho casualmente allineato roba. Ciao Cypher, drago del cielo, non puoi vincere. Si ferma prima o poi o ruota? Ruota all'infinito, vabbè. Io devo arrivare lì, evidentemente. Rotto il colosso. Allora, io c'ho un'idea, ora la proviamo. Sì, sì. Voglio sfruttare proprio l'effetto rotatorio, Stardust. Nonché l'high ground. Questi me li faceva bloccare con lo stasi. Che palle, tutto questo per uno scudo a cavaliere.
Non c'è altro, no, qui? O c'è un nucleo? No, in fondo, in teoria, c'è un nucleo. Però forse lo devo prendere dopo? Vedi, sì, qui c'è un nucleo, ma... qualcosa mi dice che sarà l'ultimo. O in fondo fuori, boh. Allora. Questo si muove perché ho messo il circuito chiuso. Grazie, ora modalità Criceto on. Io volevo fare un'altra cosa, volevo passare dall'esterno, capito ragazzi? Fa una cosa del genere. Ciao Gobax, grazie mille. Infatti io non capisco dove devo andare. Cioè sulla mappa ce l'ho ben chiaro, ma visivamente vorrei vedere dove voglio andare. Forse lì. Ora qui si dovrebbe riallineare. Io questo volevo fare. E vedere un po'.
Ah, lì c'è lo Skifidol, che peraltro forse di qui... Eliminiamo subito, manco male. Puoi rosare più sezioni temporaneamente. No, ma certo, certo, certo. Eccolo lì, è quello centrale, è quello lì, dai. Sì, sì, lo so che lo posso ruotare anche di due, ragazzi, grazie. Ecco, ovviamente arriva senso opposto. Va bene, ragazzi, ci vuole tanta calma per fare questo. E ce lo facciamo. Ora però sono le 4, abbiamo esaurito il nostro tempo, purtroppo. Avete ragione, ci vuole veramente tanto, però che figo. Cioè, meraviglioso, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Oggi puntata extra, extra bomba. Mi è piaciuta tanto. Due ore, ragazzi, non volate via, proprio paravolate via. Proprio paravela, volevo fare la battuta. Non è riuscito. Che ne pensi? Che è meraviglioso, sono contentissimo. Deo grazia che ve l'ho voluto portare, perché così l'ho giocato. Clamoroso. Hai fatto un covo degli Yiga da manuale. Ora la prossima su Pegasus. Assolutamente. Bellissimo, 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 bellissimo. Dai, 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 dai. Grandi, raga. Grandi. Signori, noi ci vediamo dopo alle 18. Quindi fra due ore. Fate vintino, fate merenda, studiate, fate quello che volete. Una pipetta, quello che volete. Ma dopo, alle 18, Battlespot. Peraltro Battlespot di alta qualità. Perché mi sa che siamo ancora in top 50. Vediamo. Vediamo un po'. Oh, ci vediamo fra poco. Gladatissimo, contentissimo. No, no, cannetta, ho detto pippetta, pippetta. Io sono delle pippette sulle cannette. Costa meno, fanno bene. Ciao a tutti, ragazzi, a dopo. Harry Maguire! Ah, e Edkin, ricordati. Pippa! Ok.